Ciao a tutti, sono Alessio 19870. Altro gameplay di Assassin's Creed Revelations. Via! Allora, dai, quel punto là in fondo. Via! Eccolo! Ma allora, intanto ho fatto degli acquisti. Come questo, la palestra e la nuova spada, eccola qua. E basta per ora. Ho aumentato il medicinale e i pugnali da lancio. Ok, via. Possiamo iniziare la missione qui. Parliamo di questa qua. Ho visto gente più allegra sul patibolo. Ah, risparmiatevi l'ironia, Effendi. Oggi i bizantini ci hanno rubato i guadagni di 6 mesi. Mi dispiace, posso aiutarti? Forse. Per secoli la mia gente è stata diffamata e insultata. Ci hanno chiamate streghe e stregoni. No. E allora sia. Non rifuggiremo più questi epiteti, ma li accoglieremo. Sì. Incoraggiamo queste voci, già che è meglio essere famigerati che ignorati. L'idea mi pare buona. Ecco il piano. Chiunque abbia toccato quella cassa di denaro deve morire, ma con discrezione, come se fosse stato maledetto. La maledizione a Tingana sarà la nostra benedizione. Forse allora si decideranno a lasciarci in pace. Sì. Avvelena chiunque, sì. Ok. Mi devo avvelenare quegli stronzi. Ora forse è rubato. E andiamo. Ok, andiamo in quel punto blu. Op. Oh cazzo! Oh cazzo! Eh no, ti porto. Oddio, oddio. Lì, prendetelo. No. Stop. No. Prima risoluzione. Se la smetti di scappare, lo metto. Oh, ti porto, bastardo. La mia meraviglia. Sai, scappare. Meglio fuggire di qui. Ora fuori via. Non puoi salire qua su. Eh no, io salgo. Avanti. Ok, di lì. Oh! Immediatamente! Oppla! Opp! Dai, sono quasi arrivato! Assolta gli atti inganni! Sì. Come possiamo aiutarvi? Allora, mi devo mimetizzare. Guardi, non mi beccano. Oh, cazzo! La faccia di quel monaco proveniente da Lutreatus. Non gli avevamo fatto nulla. Allora avevo ragione io. Ok. Nuova ragazza dal Despoina è polacca. Yon, alta, bella. Oh, oh! Ecco gli stronzi! Un forziere! Ecco! Dopo di voi? L'amo avvelenato! Eccola qua! È probabile che li avessero rubati a qualcun altro! Belli strani! Ok, andiamo da questo stronzo! E beccati questo! No!
basta beccarmi. Assurdo, rifacciamo. È probabile che li avessero rubati a un altro. Ben vista. Allora. Mi avverrei questo stronzo. Dio, non posso credere quanto è pesante. Vuoi che la porti io? Prendi questo. Colpito, e mo? Cosa succede? Ma sta male. Sta male, il veleno. Guardalo. Allora. Lascialo, non possiamo. Cosa fa? Ubriaco, è morto. Segui le guardie, la guardia che trasporta il forziere. Ecco come funziona. Devo continuare a seguirlo. Oh cazzo. Oh cazzo. Avvena, guarda, sì, lo so. Allora, non mirarlo. Prendi questo! Aveva sempre delle storie davvero meravigliose. Ma che... Oh! Prendi questo! No! Ma che sfiga di merda! Aia! Ora, fratelli! Assurdo! L'ho colpito in pieno, ma non ha funzionato! Rifacciamo. A vera guardia. Dai, col mio. Sempre avuto la testa sulle spalle. Devo colpirlo. Prendi questo. Muori. No, ma ora uccidetelo. Assurdo. Non ci posso credere. Facciamo un'altra volta, mo stavolta. Di qua, sì. Sì. Prendi questo! E vai! Colpito! Ma che diavolo succede qui? Ma ubriaco fradicio! Dio ci aiuti! È stata una brutta idea! Guarda, guarda! Guarda! Ecco, sapevo! Maledizione! Fermatevi! Avrete del male a quel pezzo di merda! Mantieni la distanza del bersaglio. Allora, vela guardia. Allora, la strategia è sempre la stessa. Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Metti il pugno! Ah, colpito! Ecco, di nuovo ubriaco. Guarda, guarda. Il capitano Mesutberg! Guarda, guarda, guarda. Ecco. Che pirla! E tu come forziere? Madre misericordiosa, questa non può essere che opera del demonio! Raccolto. I vecchi trucchi sono sempre i migliori. Sì. State attento, Ezio. Ho saputo che la cassa è maledetta. Dove no, mia bella signora? Di qua. E state in guardia. E sono in guardia. Porta forse la serie degli atti. Avete mai sentito il termine gitano? Di frequente, sì. Sapevate che questa parola deriva dall'errata convinzione che la mia gente provenisse dall'Egitto? E lo trovate offensivo? Lo trovo buffo. Il mio popolo viene dalla Persia orientale, ma in qualche modo siamo diventati cittadini di una terra che non abbiamo mai visto. La gente è lesta a giudicare e lenta a correggersi. La gente è stupida. Talvolta.
Ezio, la risposta più semplice è sempre la migliore. Punto, dai, che ci sono. Dov'è vai? Ah, eccola. Già, senti, tornando a noi, lo giuro. È arrivato, no? Quanto manca? Ecco, manca poco. Oh, è arrivato. Dovreste controllare, assicurarvi che ci sia tutto. Vi siamo riconoscenti, Ezio. Ed ora in poi potete contare su di noi per qualunque cosa, quando volete. Sì. Sta bene. Se per caso dovessi aver bisogno di denaro, lo chiederò a voi. Ah. Ok, completato. Sì. Ok, allora, vogliamo questo, pistola. Sì. Ok, andiamo in quel punto là, quel punto esclamativo che è bianco o nero. Vediamo cos'è. Poi è parecchio distante. Dai. Opla. È molto distante da qua, mamma mia. E andiamo. E questo? Hanno pensato contro gli assassini. Ma che stai a dire? Corrompe il banditore. Sì. Arrogante. Ma. Oh. E ride. Così abbasso la notorietà, corrompendo il banditore. Andiamo a quel punto là, dai, molto distante. Non mi dire dove fai queste mura, oh cazzo. Opla. Lo sapevo, lo fa le mura. No. Aspetta. Se l'hai in fondo lo devo fare. No. Oh mio Dio. Oh. Andiamo. Opla. Op. Non dai. Lo sapevo io, cazzo. Non fai quelle mura lì del cavolo. Ai. Op. No, lì non si passa. Neanche lì. E che cazzo. Oh cazzo! Oh! Che botta! A causa della crescente richiesta per l'epica eroica di potere, vi avvolgerò in lussuosi panneggi di seta il men che non... Ancora, ancora! No, di là! Un altro banditore! Oh! Occorre stanare quelle bestie e strappar loro la vita a fa... Eh no! C'è un assassino in giro! Ma va! Ah, ecco! Ecco e ride! Il vostro nome è governatore! No, a nuoto! Oh, cazzo! Allora, devo andare a nuoto, giusto? Ecco la barca, la prendo in prestito,
Ecco. Un altro destinato all'obitorio. Allora, guidare la barca. La prendo in prestito. Si faccio prima. Ecco il traghetto. Un'altra barca e vai. Allora, parcheggiamo qua la barca. Ok, e andiamo in quel punto là. Voi volete le monete, eh? Vedete? Avanti, di sicuro. No! Cambiamo. E me ne vado. Desidera ricordare a tutti i cittadini che è necessario comprare. Ma ci sono quasi. Aia! Ma che avete? Niente. Manca poco, manca poco, poco. Di buona salute e buona fortuna. Egli sa delle voci che circolano in questi giorni. Egli sa quello. Ecco, lo sapevo. Di qua devo andare, dai, dai. E ci sono. Perfetto, poco. Mi manca poco. Ah, qua. Qua dentro e poi. Ecco l'altro punto. Perché lì? Non capisco. Da qua? Ma su questo tavolo? Perché? I segni sulla chiave sono familiari. Ah! Il materiale l'ho già veduto prima. Ah! È simile alla mela dell'Eden. Sì. Antica tecnologia risalente alla prima civilizzazione. Due delle chiavi. Eccolo, Ezio. Solito caricamento. Altair ha 24 anni, il custode del mentore. Le guardie? Ma che significa? Che? Aspetta, ecco Altair! Non è mica Assassin's Creed 1 questo. Eccolo, boom! È Altair! Di Assassin's Creed. Hai capito? La caviglia! Ah! Altair! Di Assassin's Creed. Come ti chiami, fratello? Altair. Sì. Figlio di Umar. Umar? Ah, sì. È un gran uomo, morto così come è vissuto, con onore. Ah. Altair! Ci hanno traditi! Il nemico ha occupato il castello! No! Te la caverai. E al Molin? Dove si trova? Era all'interno quando i crociati sono entrati. Non possiamo fare niente per lui. Altair! Lascia perdere, dobbiamo ripiegare. Quando chiudo la porta del castello, aggirate i crociati nel villaggio e spingeteli nella gola. Non hai alcuna speranza. Abbas, mi interrompi. Sì. Questa è Altair di Assassin's Creed 1. Apriti un barco fino alla porta di Mazir. Devo andare in quel punto giallo. Quel oh mio
Dio, oh mio Dio, no! Pezzo di merda! Oh! Non muore da calci. Un pezzo di merda. Oh, due, e vai. Sacchete, tre. E mo ti fotto. E tu? E sacchete. E tracchete. So. Devo andare in quel punto, dai. Altair, il protagonista di Assassin's Creed 1. Oh cazzo! Oh! Oh! Le stesse abilità di Ezio! Quello del salto di prima. Allora, di qua, di qua. Oh mio Dio! E che cazzo! Rifacciamo il salto di prima. Eccolo! Devo andare! Oh! No! E pezzi di merda! E zacchete! Un po' di fondo! Vieni qua! Ti fotto da dietro! Zacchete! Scappiamo! Lo prenderemo quel bastardo! No! Ma peccato! Oh! 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 Un po' di fondo! Quello che fa? Oh, ti fotto! Oh, è pezzo di merda! Ah! Oh. Dove si trova? Ma che cazzo? Ah, sì, la tua faccia starebbe bene in cima! Ah. Oh. Devo andarmene! In un vasco! Oh, cazzo! Oh mio Dio! Vuole prendi! Oh! Affanculo! Muori! E zacchete! Anche voi? A calci! Oh! Non preoccupatevi! Ok! Via, 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 via! Andiamo qua su! Uccidi il crociato senza parte individuale! Un altro passo e il tuo mentore morrà! No! Oh mio Dio! Non te ne andrai vivo di qui, traditore! Ecco! No, tu fraintendi! Io non sono un traditore! E mette il casco. Perché non posso tradire coloro che non ho mai amato. Ah, sei due volte miserabile. Perché hai vissuto nella menzogna. Ah. Bastardo. Oh, aia. Adesso chiami il tuo cane a proteggerti. Ah. Oh, mi deludi. Perché non condividi ciò che hai appreso con tutti come un assassino che si rispetta? Perché non condividi con i tuoi fratelli la reale estensione della tua ambizione? Dov'è il tuo senso di fratellanza? Ma vai a fanculo! Oh mio Dio! Non dovresti essere! Ma ti fotto! Oh mio Dio! Ma come? Ma va a fanculo! Ma che sfiga di merda, oh! Allora, non mi dire le cavalle. Sì, ho capito, aia! Adesso chiami il tuo cane a proteggerti? Ah, sì! Oh, mi deludi! Perché non condividi ciò che hai appreso con tutti come un assassino che si rispetti? Perché non condividi con i tuoi fratelli la reale estensione?
posizione. Dov'è il tuo senso di fratellanza? Ah, sì. Un po' di fondo, Tu! Preso! Oh! Ok, aia! Un altro buon uomo muore e tu ancora non dici nulla! Ah! Sono stupido! Mi hai insegnato molte cose al Mualim, ma la pazienza non è mai stata fra queste! Parla ora, o ti taglierò la lingua così che tu non possa parlare mai più! Poi rotti i coglioni. Allora, il punto è qua. Oh mio Dio. Oh! Ma ti fotto da qua sopra, guarda, non mi vedi? Il tuo tempo sta per finire, vecchio. Dimmi che cosa sai del manufatto. Niente. Dimmi dov'è che lo stai cercando. Non è che poca cosa per preservare tutto ciò che hai costruito qui, no? Ma ti fotto! Di ciao, arrivederci! Ah! E adesso un po' la mettiamo. Oppla! Hai troppa fiducia nel cuore degli uomini, Altair. I Templari conoscono la verità. Gli uomini sono deboli, vili e ignobili. Ah! No, il nostro credo dimostra il contrario. Forse non sono abbastanza saggio da capirlo. Ah! Ma sospetto il contrario. Che sono troppo saggio per credere a una tale follia. Ah sì, e muore. Che pezzo di merda. Eccolo qua. Gli hai dato un'occasione per conservare la dignità. Perché? Nessuno dovrebbe morire senza conoscere la gentilezza. Ma ha rifiutato la tua cortesia. Era suo diritto. Altair, t'ho visto abbandonare la fanciullezza in così breve tempo che ciò mi riempie di tristezza oltre che d'orgoglio. Ah. Ti adegui al ruolo di tuo padre come fosse stato pensato per te. Non lo conoscevo bene come padre. Ah. Era prima di tutto un assassino. Anche tu sei nato nell'ordine. Te ne penti? Sì. Posso pentirmi dell'unica vita che abbia mai conosciuto? Potrebbe accadere col tempo. Ah. E starà a te scegliere la via che preferisci. Vieni, ragazzo, e tieni pronta la lama. Questa battaglia non è ancora vinta. Non è ancora vinta? Come? Ma... cazzo! Ma sì. Ah. Tento Altair. Ok. Adesso? Che succede? Che succede? Ecco, quindi non tenevano ricordi registrati queste chiavi, questi antichi sigilli. Ma che cos'è che cerca di dirci Altair, mi chiedo? Ecco. Cosa vuole che sappia o che apprenda il futuro? Ma... quindi ci vogliono altre 4 chiavi. Una è già qua. Ma intanto andiamo fuori. Dov'è l'uscita? Ecco qua l'uscita. Sì? Ok, andiamo a quel punto escavativo nero, stavolta quello giusto. Sono certa che un signore distinto come voi avrà qualche monetina per me. Ah sì? Volete le monete? Monete?
soldi? Oh, meno. Quel punto, dai. Ricorda a tutti i cittadini e ai visitatori di fare molta attenzione quando si cammina a capo. Ok. Oh! Che botta! Il piaccicamento dell'ambasciatore svedese è stato solo un terribile. Allora, lì. Oh! Altra botte, che cazzo! Magari è questa faccia. Di là, vecchie. Punto escavativo indica là. Mettiamo la mappa. Che cazzo. Ah! No! Che sfortuna questa! Cos'è quel punto? Ah! Non so cos'è, ma mi fermo qui. Quindi vi dico che finisce qui il gameplay di Assassin's Creed Revelations. Un ciao da Alessio 19870. Al prossimo gameplay.